Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Resident Evil 4 Remaster. Andiamo avanti, ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di condividere il mio canale sui social con i vostri amici se vi piace. Siamo sull'isola, abbiamo visto dei nuovi nemici nell'ultimo video, quelli con la Vulcan, che sono abbastanza rompicoglioni. Va bene che lì si può sparare sulla testa e quindi continuando a sparargli sulla testa, solitamente non dovrebbero avere tempo di reazione, ecco. Però possono essere rognosi. Ho acquistato il lanciamine e in questo video vedremo come funziona anche. Però se dovrei acquistare anche l'ottica per il lanciamine. Perché il lanciamine senza ottica è un po' scomodo, eh. Cioè, al momento lo potrei usare anche così, anche perché l'ottica occupa un po' di spazio. Però così, insomma, non è il massimo, eh. Lo preferisco con l'ottica. Si può usare anche senza, però insomma. Vediamo un po' dove riusciamo ad arrivare oggi. Questa è bloccata, mi sa che infatti è bloccata dall'altro lato. Facendo poi il giro, vedete, si sblocca. È il pezzo che penso io. No, non ancora. Dai, vieni. Sì, non sempre lì parte la testa con un suplex, eh. No. Oh. Sì, è meglio sparare al piede, eh. C'è più probabilità appunto che si inginocchino, eh. Pensavo chissà cosa ci fosse dentro. Vabbè, 10 munizioni. Non di certo non le buttiamo nel cesso, anzi. Scatole barattoli, cibi non deperibili. Mi ricordano i giorni dell'ore. Là c'è un tesoro poi da prendere. Tutta carne avariata. Peccato, mi sarebbe piaciuta una bella bistecca. Giusto adesso. Ma vaffanculo, non me lo ricordavo. Bene. Quanta sporcizia. Ma non mi pare che ci sia dell'altro qui. Eccola. Adesso va avanti. Ah, questi qua ragazzi sono abbastanza rognosi, eh. Però potrebbe essere, vedete che sono corazzati, vi faccio vedere meglio da qua. Sostanzialmente, se sparate lì, vedete, è protetto, dovete sparare proprio nel punto giusto. Ma comunque con così posso fargli saltare la testa, in teoria. Infatti. Però se sparate nel pezzo dove c'è il pezzo metallico della maschera, non gli esplode la testa, almeno no, non mi sembra. Dovevo andare prima, poi andiamo sotto. Vedete? Tra l'altro non mi ha visto neanche. Cioè qua è forse è un po' una pecchettina che non ci veda, cioè siamo davanti a lui. Potrebbe essere anche un ba... Oh, cazzo! Non me l'aspettavo sta cosa, cioè avete visto? All'improvviso si è mosso. Ah no, anche sparando. Anche sparando dove c'è il pezzo metallico va bene lo stesso. Allora, vi vorrei far vedere il lanciamine, c'è anche sparando lì vicino.
Vedete? Non per forza bisogna sparare contro il nemico, anzi, a volte è meglio sparare per terra o sui muri. In questo caso era giusto per farvelo vedere, però è un po' sprecato perché appunto erano in pochi. C'era solo uno qua. Vedete, fa il suo lavoro, eh. Ovviamente più sono, meglio è. Ah, ancora. È meglio usarlo quando sono in tanti, in gruppo, eh. Cosa diamine mangiavano qui? Ashley mi ha già rotto le palle. Che va avanti imperterrita. Help me, help, help me, Leon. Mamma mia, che rottura, veramente. Oh, benissimo ragazzi, questa pietra rossa della fede è una di quelle che andrà abbinata alla lince dorata. Mamma mia, quanto rompe le palle, veramente. Cioè, mette un'ansia, mette più ansia lei dei nemici in giro, veramente. Veramente è insopportabile. Si sono viste le mutandine per un attimo. Io comunque spero che gli abbiano mantenuto le tettone nel remake. Non ci ho fatto caso, sinceramente, nel trailer. Finite capitolo? Oddio, adesso non mi ricordo se sto pezzo. Datemi un secondo che prendo una bottiglietta d'acqua. Non mi ricordo se sto pezzo è da fare a tempo o che cosa. Però mi ricordo che era abbastanza rognoso, ecco. Allora, vediamo un attimo. Sì, tra l'altro farò in tempo in un'ora, spero di sì. Poi dove cazzo sono io sulla mappa? Scusate. Vabbè, adesso vediamo un attimo. Ma io mi sa che là salvo e mi fermo con la macchina da scrivere lì. Vediamo un attimo comunque adesso. Allora, vediamo di velocizzare un po', va. Guardate una foto di Ashley. Allora, qua non mi sembra che ci sia dell'altro, quindi proseguiamo. Ok, qua ci sarà appunto l'ultima sfida da fare per i tappi di bottiglia, che è bene fare appunto perché una volta completata ci rilasciano le pesetas, eh. Oltre agli ultimi 6 tappi di bottiglia, vabbè. Solo che questa mi sa che sarà difficilina. Ah, questo era veramente buono e me l'ero dimenticato. È bello sentirsi al sicuro con questo giubbotto protettivo, riduci i danni subiti del 30%, il che non è per niente male, anzi, meno danni, quindi meno spray o cure da utilizzare, no? Ma sì, prendiamolo, dai. Almeno non ci pensiamo più. Guardate, anche esteticamente cambia, vedete, se lo mette su è proprio figo, no? Allora, io di solito uso il fuoco rapido, ma proviamo con la pistola e vediamo come va. Questa è la più difficile. La D ci manca, la sfida D. È che ci vuole tanto sangue freddo. E non è facile comunque tirare la testa.
In più rischio di colpire anche Ashley. Cazzo, qua vedete, vi dovete spostare. Una bella rottura. Sono anche più veloci, eh. Dai, ma che merda. Sì, vabbè. Oh, quello. Salazar, devo colpirlo assolutamente. Nah, l'ho mancato. Vabbè, la rifacciamo, ragazzi. Che mira di merda. Pessimo. Vabbè, 3 premi li abbiamo vinti, ne mancano 3 poi. Vediamo che cosa sono. Quali tappi di bottiglia sono. Ah, fatemi fondere qua, se non mi dimentico. Ok, carichiamo questo, già che ci siamo. Te voglio, Mator. Ah, JJ si chiama. C'è un pezzo dove forse ne escono due insieme. Allora, vediamo di finire al volo questa sfida qua. Peccato che ho mancato Salazar, cazzo. Sì, quasi quasi io non miro la testa, tanto colpendo in rapida successione comunque Salazar dovrebbe uscire, no, quando colpite in rapida successione, no? Ah, che palle, dai! Ah, che... ero in una posizione di merda. Là. Ok. Stavolta non lo devo mancare, Salazar. Che cazzo! Nah, peccato. Sì, ho giocato un po' di merda, premi 22, ma non basta. Perché manca l'ultimo poi. Non ho fatto abbastanza punti. Questa era una del villaggio a iniziare. Guarda che figa l'arma. Tra l'altro si gratta bellamente le palle, come potete vedere. Dicevo, mi sa che lì, anche sparando alla protezione che ha in faccia, gli esplode comunque la testa. Non prende danni lì in basso, in teoria, vedete, sulle gambe che sono protette. Allora, ragazzi, vediamo di chiudere. Però devo giocare bene, perché altrimenti... Ma ho la... Cioè, mi dà questa, la bomba a mano addirittura. Sì, ma la bomba a mano rischio di far saltare per aria Ashley, cioè... Cazzo, ma quello? Ma... Ma che cazzo! Mi mira a caso... Ah, adesso diventa più difficile, vedete? È un casino, ragazzi. Vedete Salazar? Eh? Oh, ma a volte colpisco ma non prende, non capisco il perché. Cazzo. Me. È difficile questo.
Poco da fare. No, è meno 1000. Devo rifarlo. Ah no, ho vinto, bene. Ma fa niente se ho giocato di merda. Perfetto. La quarta serie della raccolta è completata e 50.000 pesetas. Ho giocato di merda, ma fa niente, va bene così. Questa dovrebbe essere l'ultima, non penso che ce ne sia un'altra. Quanto siamo di video? 15 minuti. Qua c'è da fare un attimo una cosettina. Allora, innanzitutto, già che ci sono, sentite, fatemi curare completamente, così aumento anche la vita e non ci pensiamo più. Vediamo un attimo. A dire il vero, no, al momento non. Vabbè, vendiamo questi giusto per. Non mi ricordo se oltre al gibernaggio poi ci sarà un'altra roba che ci dà più difesa. Questo non ve lo so dire. Non mi sembra. L'ottica del lanciamina, ragazzi, però sì, per ora non la prendiamo, dai, andiamo avanti così. Merda. Ah, sto pezzo è una rottura, ragazzi. Però sapete cosa posso fare? Così. Ah, ancora vivo? Guardate cosa faccio. Dovrebbero morire. E direi, qua non c'è nulla. Ma... no, vedete? Ma... perdonatemi, ma... oh, cazzo! Qua è un altro buon momento per utilizzare questo, vedete? Ci avviciniamo, vediamo come la situa adesso. Potrei anche tirare questa, però... mi sa che si apre solo a una certa distanza. Ma vaffanculo. Si apre solo da una certa distanza. Che palle. No. È che da qua non riesco. Da qua riesco col cecchino eventualmente. Noi ci siamo date delle palle. Buongiorno. Ah, ma cazzo, c'è il candelotto quello. Ah no, non c'è il candelotto. Vedete, sparando ai piedi è più probabile che si metta in ginocchio per appunto per potergli fare la... il suplex. Bello, la testa staccata con il calcio. Ragazzi, mi sa che a breve ci saranno, sì, dei nuovi nemici che si chiamano Regenerados, e ne parleremo a breve, se ci sono appunto. Ma mi sembra di aver preso tutto. Non mi sembra di aver lasciato indietro nulla. Fatemi controllare una cosa.
Macchina da scrivere. Hai preso l'orologio da tasca. Ah, qua c'è la macchina da scrivere. Ecco, vedete? Abbiamo sbloccato la porta che non potevo aprire prima. Non so se fare un salvataggio, ma sì, per sicurezza facciamolo. Giusto per sicurezza, vediamo fin dove riesco ad arrivare. No, forse non ci sono ancora i generados. Ah, ma qua è un casino. Cioè, qua è veramente lungo da fare sto pezzo. Veramente lungo. Questo è davvero lungo, eh. Sì, ragazzi, qui ci sono i regenerados. Quella si può sparare. Questo si può aprire. Bene. Questa non si può aprire adesso. Serve la scheda d'accesso. D'accesso. Uno sgradevole odore di immondizia proviene da questa porta. Però, prima di andare di qua, fatemi andare di qua, va. Anche perché dovete sapere che i Regenerados non si possono battere normalmente, appunto perché si rigenerano. Hanno dei punti deboli che bisogna colpire. Però ci serve una cosa apposta per poterli vedere, i punti deboli. Di qua? Sono tutti strumenti per la ricerca, mi chiedo a cosa servano. Ed ecco il Regenerados. Devo sparare a qualcosa qui, vedete che me lo mette in mira. Qualcosa all'interno della stanza blocca la porta. E ho capito, ma che cosa? Se mi fa rompere la finestra non penso che me la fa rompere così tanto per. È che non riesco a sparare a un cazzo da qua. Qualcosa all'interno della stanza blocca la porta e cosa? No, qua evidentemente ci devo tornare dopo. Sto pezzo non è che me lo ricordo così bene. Andiamo da un'altra parte, va. Questo manco l'avevo visto. Se vado giù qua. Ah, ok, sono tornato davvero prima. Non di qua. Perdonate, mi sto facendo confusione. Qua dopo, devo andare nell'altra stanza.
Eccoli qua. E qua dentro. Ah. La porta è molto fredda, deve essere una cella frigorifera. La scheda d'accesso dove cazzo si prende? Questo qua comunque. Era meglio usarlo dopo, volevo capire se c'entrava con la porta, ma non gli serve la scheda d'accesso. Qua pure. E dove cazzo devo andare? O no, mi è sfuggito qualcosa in quella stanza là? Per forza. Mi è sfuggito qualcosa. Per forza. Raga, non mi ricordo. Sicuramente sarà una pirlata che non ho visto, eh. Ah, ma vaffanculo. Ma allora qua vediamo un attimo di capire. Ok, quindi adesso il verde. No. Devo arrivare lì, vedete, parte da là in alto, dal blu, e bisogna arrivare lì dove c'è il rosso, per intenderci. Verde adesso? Eh no. E ora rosso. Ah, ok, era una pirlata. Easy, easy. Promemoria di Louise 3. A ripugnanti creature come il gigante Enovistadors. Sono il prodotto di diabolici esperimenti condotti su cavie umane. Ma ci sono alcune creature molto diverse dalle altre, chiamate Regeneradores. Ah, Regeneradores! Vabbè, rigenerarlo se è più facile. I Regeneradores hanno un metabolismo superiore che consente di rigenerare rapidamente le parti del loro corpo, del corpo colpite. Non ho mai visto una cosa del genere. Questa caratteristica li rende quasi invulnerabili alle armi convenzionali. E infatti, se iniziate a sparare a casaccio, non ne vedete più a casa. Tuttavia, in quanto creature viventi, un modo per ucciderli esiste. Nel loro corpo vivono le Plagas, una specie di sanguisughe. Per arrestare il processo rigenerativo bisogna individuare e distruggere le Plagas. Queste non sono visibili ad occhio nudo e possono essere individuate solo tramite visuale termica. Che io sappia, quasi tutti i Regeneradores ne ospitano diverse di queste Plagas sanguisughe. Per eliminare i Regeneradores bisogna ucciderle tutte. Infatti, ragazzi, non è così facile sparare alle minchia di cose che hanno lì, eh. Anche se si vedono, molto spesso ci lecco il colpo. Allora. Ma che cazzo? Che tipo di esperimenti stanno conducendo qui? Vedete, questa è una Plagas che appunto prende il possesso. Ovviamente qua stavano sperimentando gli effetti delle Plagas sulle persone. Ecco la scheda di accesso, che però andrà congelata se non erro, eh. Scheda di accesso congelatore, scheda di accesso con logo rosso degli Illuminados. Apre la porta del congelatore. Il problema è che adesso, ecco, c'è questo problema qua. E io non mi ricordo se
c'è là dentro che si prende quello per riuscire a vederli, perché se io sparo così non serve un cazzo, ragazzi. Io vi faccio anche vedere, giusto per farvi vedere, ma non serve un cazzo, guardate. Cioè, vedete? Avete visto? Tra l'altro può colpirvi. Guardate come si rigenera velocemente. Può colpirvi ancora prima che sia rigenerato, eh. Qua dentro c'è qualcosa. Merda, qua. Le accecanti funzionano, ma non servono a ucciderli, eh. Avete visto? Anche dopo il colpo della Magnum, addirittura è riuscito ad attaccarmi ancora prima che si è rigenerato la testa, eh. Sono veramente fighi come nemici. Forse un po' fuori contesto, però vabbè, quello è il mio parere personale. Allora, vediamo di muoverci. Ah, cazzo, qua. Ce n'è già fuori uno? Questo è male però. Questo è molto male, eventualmente. Avete visto come si deformano quando tirate la granata accecante? Qua in teoria dovrei riuscire a prendere la roba per il visore per ucciderli. Se non ricordo male. Questi corpi sono stati criogenizzati quando contenevano ancora il parassita. Che fine schifosa. Sì, beh, la pistola non mi serve un cazzo. Forse posso modificare i dati delle mie schede e creare un'altra scheda di accesso, vedete? E devo usare questa, ma prima. No, aspettate a disattivarlo perché qua poi dovrebbe esserci un altro rigeneratore. Se io voglio capire dove si prende il visore termico, eh. Io ricordavo fosse qua, ricordo male. E no, è qua che si prende. Ah, è questo, vedete? Però devo per forza usare scongelare. Allora. Quindi devo per forza attivare questo. Ottimo. Prendere ottica infrarossi, sì. E adesso appunto esce. Scendo il regeneratore. Forse è il tutorial, diciamo, su come batterli, infatti. Allora, ovviamente l'ottica va equipaggiata. Utilizzabili con qualsiasi fucile calibro 223. Consente di scovare i parassiti nascosti nel corpo del nemico. Quindi abbiniamo. Dov'è? Vedete? In questo caso sono due. E non dobbiamo fare altro che colpirli. Per ucciderlo. Guardate. Però attenzione. Questo ne aveva due, ma gli altri rigeneratori se ne hanno anche tre, quattro, forse anche cinque. Questo alla fine è quello del tutorial. 5.000 pesetas. Mi chiedo però. Strano però, ad esempio questo, sì, forse sarebbe stato troppo facile, questo qua genera un'esplosione in lanciamine. Anche se utilizziamo il lanciamine, non li distrugge le plagas all'interno del corpo. L'unica arma per ucciderli penso che sia appunto il fucile semiautomatico con equipaggiato appunto l'ottica infrarossi, eh. A parte che se volete potete anche non ucciderli se riuscite a scappare, non siete obbligati. Allora, mettiamo questa. Scheda di accesso, area eliminazioni rifiuti.
Ah, quell'area lì è un casino, se non ricordo male, eh. È veramente un casino quell'area lì, eh. Mi pare di aver preso tutto quello che c'era da prendere. Vedete, ora posso proseguire, però tutto quel pezzo lì adesso non ho tempo di farlo. Vedete, questo ne ha tre, ad esempio. Allora, vediamo. No, eppure mi sembrava di averlo colpito. Datemi un secondo, ragazzi, datemi un secondo, eh. Scusate. Scusate di cuore ragazzi, pensavo fosse una chiamata importante e ho dovuto staccare un attimo, perdonatemi davvero, Scusate veramente, ma pensavo fosse un'altra chiamata, invece non era una chiamata importante. Allora, stavo dicendo che qua non ho capito perché cazzo. Ma perché? A volte ecco, la hitbox fa cagare, l'avevo colpito. Oddio, se non colpite precisamente, guardate che figata quando si rigenerano. Proprio il punto tondo non saltano quei cazzo di cose, vedete? Cioè dovete colpire bene il bozzolo. Ma è questo? Ma io voglio provare, vediamo cosa succede. Fatemi controllare. Eh no, vedete? No. Infatti sarebbe stato troppo facile, no, se avremmo potuto usare appunto come cazzo si chiama? Il lanciamine. Cioè bastava sparare, esplodeva, non era fatta. Quindi comunque è molto figo sto discorso che siamo obbligati a utilizzare il semiautomatico con la sua ottica, appunto. Però vedete lì, la hitbox non è proprio il massimo, dovete colpire proprio il cerchietto, cioè il punto tondo. Se colpite dove c'è l'altra roba sotto, non sempre appunto gli si fa saltare la plagas, eh.
Allora, ragazzi, io mi fermerei qua perché comunque non ho il tempo per fare tutto sto pezzo qua. Lo vedremo nel prossimo video. Quindi adesso mi sento di andare a salvare, sinceramente. Ah, perdonatemi che ho staccato, ripeto, pensavo fosse una chiamata importante. Allora, per salvare mo. Teoria, dove cazzo era? Qua sopra? No, di qua. Perfetto. Ok, ragazzi, io direi che mi fermo qua. E la prossima volta con calma appunto ci facciamo l'altro pezzo che manca. Se magari riuscissi a uscire. Bene, io spero che questo video di Resident Evil 4 Remaster vi sia piaciuto. Alla prossima. Bella lì.